E noi ci ritroviamo insieme ed è proprio il caso di dire così perché prima del collegamento, di uno dei collegamenti preannunciati in apertura, andiamo a sfogliare alcune altre vostre foto che ci avete inviato al 331-737-8033. Partiamo con un panorama mozzafiato, quello che ci invia Elisa dalle Castelle. Una foto davvero molto bella che, se non sbaglio, ieri ritrovavamo per mezzo di un altro scatto da un'angolazione differente. Uno scorcio davvero molto bello, grazie Elisa dalla Sardegna. Restiamo in Sardegna perché, grazie ad Elena, invece ci spostiamo su Bugerru per vedere e ammirare il pan di zucchero, molto singolare, insomma, quella formazione rocciosa al centro del mare, in basso questa scalinata panoramica da cui la foto è stata scattata. E poi invece abbiamo il San Giuseppe di Burgio, provincia di Agrigento, grande festa ieri sera. Giuseppina ci invia questa foto, la ringraziamo. Abbiamo scoperto in questi giorni come alcuni santi vengono festeggiati anche durante l'estate, quindi in una festa supplementare, in feste supplementari potremmo dire così, rispetto a quelle del calendario. E poi buon martedì e buon lavoro a tutti voi. Ci saluta così Giusi da Palermo, che invoca anche San Bernardo. San Bernardo prega per noi e ci manda, ecco, semplicemente un messaggio. Invece la foto che vedo successivamente ce la invia Stefania da Napoli, era quella con la cupola azzurra, una cartolina dalla bellissima Mykonos, case bianche e poi quella cupola azzurra lì, quindi non questa che vedo adesso, questa la manda Felicia da Procida, che ringraziamo, grazie Felicia. Ecco, ritorniamo alla foto di Stefania che ci ha mandato questa bellissima cartolina da Mykonos. Bene, c'è anche un fulmine, vedo, immortalato dallo scatto successivo, che purtroppo però non reca il nome dell'autrice o dell'autore dello scatto. Che foto, ragazzi, però, complimenti. Va bene, detto questo, proviamo a effettuare il nostro primo collegamento di oggi con Angela Ciciriello per parlare di eventi culturali che durante l'estate si susseguono senza soluzione di continuità, penso un po' dappertutto, non solo in Italia ma anche all'estero, nello specifico con Angela ci spostiamo in Puglia, ecco la vedo collegata. Buongiorno Angela, ben trovata. Tony. Eccoti, allora dicevamo l'estate è stagione per eccellenza per gli eventi culturali, immaginiamo che sia così non solo in tutta Italia ma un po' in tutto il mondo, noi però facciamo tappa in Puglia stamattina con te per parlare della 20ª edizione di Sogni nelle notti di mezz'estate. Raccontaci di questo evento giunto alla sua 20ª edizione e perché non dobbiamo perdercelo. Grazie intanto a te per la redazione, per l'invito da parte mia e anche da parte del presidente della Fiera dell'Olio. 20ª edizione di una manifestazione che ogni anno cerca di coniugare la cultura, non solo la cultura elaio-gastronomica, quindi il fil rouge di tutta la manifestazione è sicuramente il nostro fantastico olio extravergine di oliva, presente in tutta la regione nelle sue varietà, poi delle cultivar che abbiamo qui da noi, famose anche in tutto il mondo, oltre che nel resto d'Italia. Ma sicuramente l'extravergine di oliva vuole essere anche un pretesto per arricchire l'estate dei turisti, ma anche di chi resta a casa, insomma, o chi va e poi torna, proprio perché la manifestazione è molto lunga, comincia ad agosto. Quest'anno, la novità di quest'anno è che solitamente si completa a fine agosto, invece quest'anno si protrarrà fino alla metà di agosto, per esattezza il 14 settembre si finisce
proprio come una festa dell'olio all'interno di un frantoio. Ci sono all'interno tantissimi appuntamenti, non so se vuoi che ti racconti qualcosa in più delle iniziative dei prossimi giorni, magari. Assolutamente sì, intanto ecco la regia ci ha proposto quello che è il cartellone, un cartellone ricchissimo di eventi per cui rimandiamo senza dubbio anche al sito internet e alle pagine social della manifestazione e tu magari ci dirai meglio che cosa dobbiamo digitare su internet per trovarvi e poi ecco se ci segnali qualche evento. Tra i tanti, perché il festival, oltre a raggruppare tanti eventi, mi pare sia anche itinerante, quindi tocca anche più centri. Sì, esatto, perché la strada dell'olio extravergine Castelmonte abbraccia vari comuni che sono quelli di Andria Canosa, Trani, Barletta, Minervino Murge e Bisceglie, e quindi si svolge in tutte queste città. Tra l'altro c'è da dire che poi oltre alla manifestazione ci sono anche lievo menù e lievo cocktail che vengono poi realizzati all'interno di ristoranti o caffè, locali e bistrò. Allora, ad esempio, i prossimi appuntamenti belli proprio a breve si terranno. Il primo è mercoledì 21 agosto. Abbiamo una visita guidata al Monastero di Colonna a Trani, che è un sito storico-culturale di notevole interesse, spesso chiuso, poi ristrutturato, finalmente riaperto al pubblico, ma non sempre poi ci sono delle guide lì presenti, nel senso il sito attualmente visitabile. Noi abbiamo però messo a disposizione una guida che farà appunto un percorso guidato al suo interno. Giovedì 22 agosto, ad esempio, ci sarà invece un percorso nuovo che si chiama Sulle tracce del Trenocelle. Molti si chiederanno che cos'è il Trenocelle, perché effettivamente non è conosciuto. È un gelato tipico andriese, un gelato che nasce con l'idea di fare un gelato da passeggio, quindi della serie quando nascono i primi, no, nasce la motta, nascono i coni che si cominciano a mangiare per strada, perché prima ancora non era così, ecco, come adesso. E si pensa di realizzare un gelato da passeggio, però di tipo artigianale. Noi abbiamo ascoltato la storia dei pasticceri che sono stati fautori di questa prelibatezza tutta andriese. E da quella storia abbiamo creato un percorso che ci condurrà ovviamente anche alla scoperta dei siti di interesse storico-culturale della città di Andria. Il 23 agosto abbiamo un'altra bellissima iniziativa in una masseria dove ci sarà la presentazione di un libro, cena, aperitivo, musica dal vivo. Il 24 agosto ancora visita guidata in un sito archeologico a Canosa, perché Canosa, insomma, è una città rinomata come sito archeologico ed è piena di ipogei e tante altre bellezze da scoprire. Il 31 agosto abbiamo un'altra iniziativa all'interno di una masseria a Corato, e poi si riprende il 6, l'8, l'11, il 13 e il 14 settembre con altre iniziative, tra cui vorrei ricordare che c'è un concorso Scatti d'olio che è aperto a tutti, ci si iscrive liberamente, la partecipazione è totalmente gratuita, ci sono dei premi e anche qui ovviamente il Pirrucci non poteva che essere l'extravergine di oliva nelle sue declinazioni, dalla cucina al paesaggio, alla ruralità e architettura. Bene, Angela, grazie mille. Vista la straordinaria ricchezza di questo programma, ti rinnovo l'invito in chiusura a segnalarci i canali social e il sito a cui poterci collegare per seguire passo passo la manifestazione. Assolutamente. Allora, la pagina Facebook e Instagram da cliccare, su cui si possono vedere continuamente poi i vari aggiornamenti, è Strada Olio Extravergine Castel del Monte. Poi abbiamo appunto il sito web che è www.stradaoliocasteldelmonte.it. Volendo possiamo anche scrivere poi all'indirizzo email comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it. Bene, Angela, davvero complimenti per la mole di lavoro culturale
che proponete a cittadini residenti, ma soprattutto, ecco, in maniera particolare ai tanti cittadini temporanei, come ci piace definire i turisti della nostra regione. Complimenti per tutto questo lavoro e quindi buon proseguimento di Sogni nelle notti di mezz'estate. Grazie a te, Tony, invitiamo tutti a venire a trovarci, a partecipare alle iniziative. Grazie ancora dell'invito. Grazie a te per la Ciao. Disponibilità e ancora buon lavoro e arrivederci a presto. Io restituisco la linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo.